e soprattutto bevuto un po' e soprattutto come negli ultimi anni vinco sempre tremate. Ecco, Treossi c'ha già proprio l'atteggiamento del patacaro magnolo. Allora, mio mono, c'è della figa? E comunque ti insegno un coro. Un coro, insegnami il coro. E vedrai che ti seguono. Butta giù, butta giù, butta giù la pasta, maccarone, butta giù la pasta, butta giù, butta giù, butta giù la pasta. Volevo sentire questo io, butta giù la pasta. Maccarone, mai sfidato, io me demagno. Era questo. Treossi, Treossi, possiamo dirlo, Fiorenzo, ex arbitro, e vogliamo sfatare il mito che chi dice. Ma anche oggi un arbitro di merda. No! È sul palco, tra l'altro. No. Quando sono? Fiorenzo, volevo chiedere una cosa. Vogliamo sfatare il mito che dice che chi fa l'arbitro di solito non è capace a giocare a pallone, dicendo che tu facevi anche cagare come arbitro? Non è detto dire. Che sei capace anche ad arbitrare. Giustamente. Questo è Fiorenzo Treossi, pensate, è un arbitro così pignolo che quando urlava un arbitro cornuto ci tenevi a vedere le foto di tua moglie. No, mi domandavo come mai lo sapessero tutti.